Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Dopo un po', finalmente sono riuscita a completare qualcosa, tra le cui questa maglia, adesso ve lo mostro bene. Allora, questa maglia qui è di Federica Giudice, la trovate su Ravelry, e si chiama Ruscello Incantato. La particolarità di questa maglia sta nel fatto che ha le spalle, prima si costruisce una spalla, poi l'altra. E poi si chiude in tondo, che non sto a spiegarvi perché bisogna leggere le istruzioni e come devono essere fatte. È modello contigus. Ora, sulle spalle viene fatto il modello legaccio, così, fino a qua, fino a quando si deve chiudere, diciamo, in tondo. Poi davanti, dietro è maglia rasata, ma la particolarità sta anche sui lati. Da quando si chiude si inizia con gli aumenti qua, diciamo al centro, e le diminuzioni che poi vanno sul davanti va a stringere. E da questo triangolo tutto maglia legaccio come le spalle viene così. E questa è la particolarità che diciamo rende la maglia diversa dalle altre, ecco. A me è piaciuta tantissimo, è stata la prima volta di aver fatto questa tecnica contigus perché ne esistono di vari tipi e quindi niente, sono contenta e diciamo che l'ho appena finita, ecco, non l'ho ancora bloccata, lavata, diciamo adesso poi ci andrà. E ho finito prima di questo, ho finito quello scialle bellissimo di Vicky Aquilino, lo trovate sempre su Ravelry. E la quale io mi sono proposta come tester, quindi l'ho fatto, è bellissima, è una tecnica proprio col punto brioche che da un lato è di un colore, di qua fa un altro colore, le righine che vengono su, questo infatti è color avio, azzurro. E di qua è grigio chiaro, ma la particolarità di questo scialle che poi è rifinito col pizzo sotto, molto bello, e la particolarità sta nel fatto di questa lavorazione qua di questi rombi che sono veramente particolari, cioè viene ripreso tutti e due i colori, di qua è azzurro, dall'altro lato viene grigio. Si chiama double knit, cosa che io non avevo fatto nemmeno questo, e l'ho imparato e via, è una cosa veramente spettacolare, molto bello. E questo è lo scialle, si vede la sua grandezza, molto bello. A me è piaciuto tantissimo. E questo, diciamo, lavoro è andato, è finito. E adesso partono i nuovi call, diciamo, nel gruppo Le Tester, anzi, ne approfitto per dire se qualcuno è interessato o piace tanto lavorare a maglia in questo gruppo. Non si dorme, si lavora tantissimo, è troppo bello. Io sono veramente, mi sono innamorata veramente del lavoro a maglia e vado avanti, quindi ok. Adesso il 3 maggio parte un call. Di una t-shirt, diciamo, una maglia estiva, in cotone o quello che uno come lo vuole fare, lino, cotone e altri filati, diciamo, un po' più estivi. Questo è di Giuseppina Flamini. Giuseppina Flamini, anche lei su Ravelry, ed è questa che ha delle particolarità che adesso qua non si vedono. E che sono un po' traforato che fa tipo zigzag perché è fatto così. Poi, dopo di questo arriverà il cardigan che si chiama Pressed Flower Cardigan ed è questo, molto carino, con questi fiori sparsi e devo ancora decidere il colore che lo farò, ma penso più, diciamo, azzurro, blu, non saprei. Poi scelgo un pochettino
perché devo abbinare anche il colore dei fiori come contrasto, ma insieme al cardigan verrà fatto anche lo scialle, che è troppo bello. Questo scialle qua è molto carino. E quindi ne avremo di lavori da fare e appunto. E niente, adesso ho iniziato anche un altro scialle che è molto particolare anche quello e sto imparando una cosa nuova, il mosaico ai ferri. Insomma, l'ho appena iniziato, cosa che ancora non si vede nulla, quindi non posso mostrarvelo. E con questo ho finito. Non ho fatto un granché come in questo mese, come perché i lavori sono questo qui è stato veramente impegnativo, diciamo impegnativo ma non difficile, perché è il punto brioche, vabbè, una volta che si è imparata la tecnica come farlo, e il double knit, un po' di attenzione anche qua nel questo double knit, e via, e il lavoro è fatto. Sono molto contenta e basta, vi saluto, ciao, alla prossima, grazie.